Ben ritrovati al corso di tecnica delle costruzioni. Bene, la lezione precedente abbiamo trattato lo strumento, attraverso lo strumento più semplice possibile, dell'oscillatore semplice per entrare in confidenza con quella che è la risposta di una struttura qualora venga sollecitata ad un'azione di tipo dinamico. Abbiamo visto quindi l'oscillatore semplice nelle varie condizioni, quindi come oscillatore semplice non forzato e non smorzato, oscillatore smorzato e poi forzato con specifiche forme di forzante, quali una forzante armonica e una forzante di tipo impulsivo, fino ad arrivare a definire la risposta di un oscillatore semplice smorzato con una forzante generica qualsiasi, trattata come somma di impulsi e quindi ricavare la risposta a una qualsiasi, generica, funzione, molto variabile nel tempo e quindi quasi di tipo random, quale, può essere rappresentata una eccitazione di tipo sismico. Bene, l'argomento quindi di questa seconda parte dedicata alla dinamica delle strutture riguarderà la forzante sismica, quindi l'introduzione della forzante sismica e dell'analisi della risposta di un oscillatore semplice in presenza di una forzante sismica. La seconda parte riguarderà lo spettro di risposta, che è uno strumento importante per l'analisi della risposta massima delle strutture, passando attraverso appunto l'analisi dell'oscillatore con forzante sismico fino a definirne i caratteri della risposta, delle risposte principali, delle risposte massime. Bene. Allora, nell'oscillatore semplice che abbiamo trattato la lezione precedente, abbiamo visto applicare una forza in corrispondenza della massa. E nel caso di eccitazione sismica non c'è nessuna forzante applicata alla massa, ma la struttura, e quindi l'oscillatore, la struttura in generale, viene messa in movimento attraverso un movimento imposto al suolo, quindi attraverso un movimento dei vincoli della struttura, attraverso quindi imponendo uno spostamento U con G alla base. Bene, questo movimento imposto alla base comporta la messa in attivazione delle reazioni statiche e dinamiche della struttura e l'attivazione di un movimento dinamico. In presenza di uno spostamento imposto alla base, registreremo anche uno spostamento della massa strutturale e quindi registreremo la nascita delle forzanti elastiche, delle forzanti inerziali e delle forzanti di smorzamento. Lo spostamento che è totale rispetto al sistema di riferimento che supponiamo fisso, che abbiamo visto nella slide precedente, può essere espresso attraverso due componenti. Una che è lo spostamento imposto al suolo e l'altro è lo spostamento relativo della massa relativo ai vincoli, quindi rispetto agli elementi vincolati al suolo. Allo stesso modo, quindi definiremo l'accelerazione, quindi l'accelerazione globale, quindi rispetto a un sistema di riferimento assoluto, sarà uguale all'accelerazione al suolo più l'accelerazione relativa ai vincoli. L'equazione del moto, quindi con queste ipotesi, diventa quindi la massa per l'accelerazione assoluta più la costante di smorzamento per la velocità relativa, perché è la velocità relativa che attiva il movimento e lo smorzamento viscoso, allo stesso modo dello spostamento UdT relativo, che moltiplicato la costante di rigidezza K, introduce la forza di richiamo elastico. Il termine a destra del segno di uguale a zero, perché non siamo in presenza di nessuna forza applicata, ma solo di un movimento del suolo. Ora, se sostituiamo all'accelerazione globale, quindi l'accelerazione assoluta, l'espressione somma di due termini che abbiamo visto prima, bene, allora l'equazione del moto diventa quella qui sotto rappresentata ed è molto simile a quella vista nella precedente lezione. Quindi la massa per l'accelerazione, la costante di smorzamento per la velocità, la rigidezza per lo spostamento uguale ad m
per U due punti G, G di T, l'accelerazione imposta al suolo, quindi alle fondazioni della nostra struttura. Il segno meno non l'ho citato espressamente perché è indifferente, cioè il segno meno più, siccome attiva comunque un'analisi oscillante, oscillatoria, un comportamento dinamico, il segno può essere completamente ignorato, tanto non ha un'impronta decisiva nella risposta. La risposta strutturale. Bene, quindi il termine a destra dell'equazione, quindi che è meno m u due punti g di t, rappresenta la nostra forzante. Bene, fatta questa identificazione, allora direi che potremmo sfruttare tutte le considerazioni che abbiamo fatto nella lezione precedente. Quindi possiamo dire che la risposta di un oscillatore come il nostro, smorzato, con forzante tipo sismiche, cioè con una forzante pari alla massa per l'accelerazione al suolo, si può ricavare partendo dalla risposta a una citazione qualsiasi dell'oscillatore semplice forzato e smorzato attraverso con l'utilizzo dell'integrale di Duhamel. Basta semplicemente sostituire a quella forzante che era la P di T che stava in questa posizione e con la massa per l'accelerazione, cioè la formulazione della nuova forzante che abbiamo ritrovato. In questo modo noi siamo in grado di definire la risposta in termini di spostamento della nostra struttura, conoscendo le caratteristiche della nostra struttura e l'accelerazione imposta al suolo, la legge di accelerazione imposta al suolo, che come abbiamo già accennato è una legge che del tutto generica, che sfugge quindi alle classificazioni che abbiamo visto prima. Ovviamente in questa espressione troviamo il termine, la massa all'interno dell'integrale come termine costante, al di fuori dell'integrale, quindi è un termine che scompare, quindi la soluzione finale è rappresentata da questa espressione, quindi lo spostamento è uguale a 1 su omega d, cioè la pulsazione del sistema smorzato, integrale tra 0 e t, tempo di durata del sisma, l'accelerazione imposta al suolo al tempo tau per una funzione sinusoidale che contiene funzione di omega d, di t e anche di tau, e per una funzione modulante esponenziale negativa. Funzione, come abbiamo visto, del fattore di smorzamento, della pulsazione propria del sistema e della differenza di tempo tra t e tau. Integrato, quindi in dt, in tutto l'intervallo di tempo 0t. Quindi siamo velocemente pervenuti alla risposta della nostra struttura, o meglio, del nostro oscillatore semplice con cui potremmo schematizzare le nostre strutture più semplici, bene, in presenza di eccitazioni sismiche, cioè spostamenti, velocità e accelerazioni imposti al suolo. Conoscendo la legge dello spostamento nel tempo, allora siamo anche in grado di poter determinare la legge della velocità. Conoscere la velocità nel tempo, basta integrare la funzione spostamento. Operando l'integrazione nel tempo della funzione spostamento, quindi operando la derivazione della funzione all'interno dell'integrale, troviamo questa espressione. Bene, questa espressione presenta non più un unico termine come nello spostamento, ma presenta un termine aggiuntivo. E questo termine, il primo termine che compare a destra del segno di uguale, è funzione quindi dello costante di smorzamento, della pulsazione propria del sistema e della legge dello spostamento nel tempo. In più, in aggiunta, compare sotto il segno di integrale una funzione che è molto simile a quella che trovavamo nell'espressione dello spostamento. Diremmo che potremmo considerarle quasi uguali, perché se fatto salvo la funzione seno e coseno, risultano praticamente identiche, ma seno e coseno sono due funzioni oscillanti, tutt'al più sono sfalsate di pi greca mezzi, ma in realtà rappresentano la stessa legge, quindi potremmo, senza commettere gravi errori, considerarle praticamente uguali. Quindi ritroviamo che la velocità risulterebbe essere uguale alla funzione integrale, quindi che ha meno della omega al numeratore e quindi rappresenta proprio lo spostamento, e un termine aggiuntivo, quindi xi per omega per u di t più omega per lo spostamento.
Allo stesso modo potremmo ricavarci l'accelerazione della nostra massa del sistema di oscillatore equivalente all'oscillatore semplice, passando attraverso l'integrazione. Però a questo punto, conoscendo già due termini, ad ogni istante di tempo, x di t, u di t, spostamento, e la velocità, u punto di t, bene, allora possiamo ricavarci per differenza semplicemente la legge dell'accelerazione assoluta, perché l'accelerazione che interessa e che interviene a formulare la forza di inerzia, bene, è l'accelerazione assoluta. Quindi l'accelerazione assoluta la possiamo ricavare isolando dall'equazione del moto generale. Quindi la x due punti di t risulta essere uguale a meno due volte xi u punto di t meno omega quadro u punto di t. Bene, è importante quindi il risultato che abbiamo raggiunto, perché conoscendo tutti il spostamento, velocità e accelerazione, noi possiamo conoscere anche l'entità delle forze, quindi la forza di richiamo elastico, la forza di inerzia e la forza di smorzamento ad ogni istante di tempo. Conoscere le forze, le forzanti che agiscono ad ogni istante di tempo, noi ad ogni istante di tempo potremmo fare delle analisi in termini di sollecitazione e quindi operare delle operazioni di verifica su una struttura, seppur semplice come in questo caso, ma vedremo che queste informazioni ricorreranno e saranno richiamate anche in situazioni, in strutture più complesse e più vicine alla realtà. Bene, l'accelerazione che abbiamo visto essere somma di due termini, spostamento e velocità, nel caso in cui avessimo smorzamento uguale a zero, oppure la velocità uguale a zero, in un qualsiasi istante di tempo in cui si verificasse la velocità uguale a zero, possiamo esprimerla attraverso l'accelerazione rispetto a un sistema di riferimento fisso, risulta essere uguale lo spostamento per la pulsazione propria del sistema al quadrato. Bene, altro, fino adesso quindi siamo riusciti a definire gli spostamenti in ogni istante di tempo, ma nella verifica e nell'analisi delle strutture, molto spesso più che conoscere queste grandezze ad ogni istante di tempo e quindi le forze in gioco ad ogni istante di tempo, forse ci interessa di più conoscere i valori massimi per poter operare le operazioni di verifica. Bene, allora vediamo quali sono questi valori massimi. Dalla legge dello spostamento ricavata prima, possiamo individuare che il termine all'interno dell'integrale viene semplicemente moltiplicato, diviso per un omega d. Bene, allora, se definiamo l'integrale e la funzione completa, una funzione di risposta che chiamiamo v di t, questa funzione v di t sarà ovviamente funzione dell'accelerazione al suolo, della pulsazione propria del sistema e della costante, delle caratteristiche di smorzamento della struttura. Quindi, ma se cerchiamo il massimo di questa funzione di risposta v di t e la chiamiamo, gli diamo un nome che è S pedice v, bene, allora questa rappresenterà il massimo di un termine che ha le dimensioni di una velocità. Ecco perché la funzione di risposta l'avevamo chiamata anche v. E il termine, il valore massimo di questa funzione v di t la chiamiamo, la etichettiamo SV. E rappresenta la pseudovelocità spettrale. Qui la definiamo pseudovelocità spettrale. Definiamo pseudovelocità spettrale perché in realtà non coincide con la velocità relativa del sistema, che abbiamo visto essere somma di due componenti. Una parte legata alla formulazione integrale corrispondente con questa funzione di risposta e un altro termine aggiuntivo che dipendeva dallo spostamento e anche dallo smorzamento e dalla pulsazione propria del sistema. Ecco perché aggiungiamo questo termine, pseudovelocità spettrale. Lo spostamento massimo, quindi, potrà essere espresso in funzione della funzione di risposta massimizzata. E quindi lo spostamento massimo sarà uguale a questa, la funzione, il massimo della funzione di risposta, diviso quello che era fuori dall'integrale, cioè 1 su omega d. E quindi 1 su omega d per la pseudovelocità spettrale.
In presenza di uno smorzamento che è al di sotto del 10%, come il caso delle strutture ricorrenti nelle strutture civili, bene, allora noi potremmo dire che lo spostamento massimo potremmo, che risulta essere uguale a 1 su omega d per la pseudovelocità definita spettrale, può essere assimilato al 1 su omega, questa volta pulsazione propria del sistema, per la velocità spettrale, la pseudovelocità spettrale. E questo diventa lo spostamento spettrale, cioè lo spostamento massimo. Altro parametro che ci interessa è l'accelerazione massima. Bene, noi abbiamo visto che se xi è uguale a zero, cioè lo smorzamento è uguale a zero, oppure la velocità è uguale a zero, l'accelerazione assoluta può essere rappresentata semplicemente dal termine di spostamento per la pulsazione propria del sistema al quadrato. Bene, allora se in questi termini potremmo dire quindi che l'accelerazione assoluta massima sarà uguale allo spostamento massimo per la pulsazione propria del sistema al quadrato. Quindi c'è un legame stretto tra accelerazione e spostamento, come pure avevamo visto per spostamento e velocità. Introducendo le caratteristiche introdotte prima, potremmo dire quindi che l'accelerazione massima assoluta sarà uguale a omega quadro per la pseudovelocità spettrale diviso omega, e quindi a omega per la pseudovelocità spettrale, uguale quindi alla pseudoaccelerazione spettrale secon A. Il prefisso pseudo, come abbiamo visto, indica la non perfetta coincidenza dei valori spettrali con i valori massimi di velocità e accelerazione. A questo punto, ho detto, il nostro obiettivo è definire le forze in gioco per poter operare operazioni di verifica. E allora, se noi conosciamo lo spostamento massimo, sicuramente moltiplicando per la rigidezza della nostra struttura siamo in grado di calcolare la forza statica applicata nell'istante in cui si verifica il massimo spostamento. E quindi sarà uguale a K volte la rigidezza per lo spostamento spettrale. E quindi ancora, visti i legami intercorrenti, a K per la pseudovelocità spettrale diviso la pulsazione propria del sistema. E volendo esprimere in termini di spostamento, potremmo dire che la forza massima, lo stesso uguale alla massa, è anche uguale alla massa per l'accelerazione massima, e quindi alla massa per la omega per la pseudovelocità spettrale, e ancora la massa per la pulsazione propria del sistema al quadrato per lo spostamento spettrale. Quindi in realtà noi abbiamo visto che possiamo ricavarci le leggi che riguardano gli spostamenti nel tempo, le velocità nel tempo e le accelerazioni nel tempo, ma in realtà non servono tutte queste grandezze perché sono tra loro collegati, quindi basta avere un riferimento, conoscere lo spostamento massimo oppure l'accelerazione massima per poter definire quelle che sono le forze massime agenti sulla nostra struttura. Bene, i valori massimi così individuati sono importantissimi perché ci permettono di calcolare appunto le massime forze che agiscono sulla struttura e non richiedono la conoscenza completa della storia temporale, sia delle forze e quindi delle accelerazioni e degli spostamenti. Questi valori ovviamente dipendono dalle caratteristiche dell'oscillatore, quindi dipendono dalla pulsazione propria, dallo smorzamento e quindi dal parametro di rigidezza e di massa. A noi potrebbe essere molto utile avere uno strumento che non ci costringa a ripercorrere tutta la strada per arrivare ai valori massimi, ma che ci renda possibile prenderli direttamente. Questo agevolerebbe tutte le operazioni di verifica, quindi per strutture che non siano quelle solo relativa a una particolare pulsazione o una particolare caratteristica di smorzamento, ma diventerebbe uno strumento generale. Bene, questo strumento generale si concretizza in quelli che definiti spettri di risposta e non a caso nella valutazione delle grandezze massime la parola spettrale è entrata già diverse volte. Per valutare
l'utilità di questo strumento che andiamo a definire, bene, può essere utile partire da un caso reale, quindi partire da una registrazione di accelerazione al suolo reale. E nel caso specifico facciamo riferimento a un'accelerazione al suolo registrata a El Centro nel 1940. Il diagramma riporta in ordinata in ascissa l'accelerazione al suolo diviso l'accelerazione di gravità e in funzione del tempo. Bene, si evidenzia come questo accelerogramma rappresenti un sisma che ha prodotto un'accelerazione pari a 0,3, un'accelerazione massima uguale o superiore a 0,3 volte l'accelerazione di gravità. Bene, cosa succede a un oscillatore semplice soggetto a questa eccitazione alla base? Noi sappiamo che per valutare i termini massimi facciamo riferimento alle velocità massime, quindi alla velocità, pseudovelocità spettrale così definita, facciamo riferimento a questa grandezza come punto di partenza che era il valore di in cui ottenuto massimizzando la funzione di risposta nella valutazione dello spostamento. Bene, pensiamo di avere una struttura caratterizzata da un particolare periodo proprio di vibrazione, quindi da una particolare pulsazione propria e da un particolare costante di smorzamento xi con i. Se fissiamo lo smorzamento xi con i, ad esempio al 2%, noi possiamo valutare l'effetto in termini di spostamenti, velocità e accelerazioni su questo oscillatore quando l'eccitazione alla base è proprio l'accelerogramma registrato al centro. Quindi, definito un oscillatore 1 con periodo proprio T1, siamo in grado di valutare il valore massimo di quella funzione integrale a cui abbiamo dato il nome di funzione di risposta e quindi la pseudovelocità spettrale. Se prendiamo in considerazione un altro oscillatore caratterizzato da un periodo proprio di oscillazione T con 2, e quindi un'omega con 2, siamo in grado di valutare la massima pseudovelocità spettrale, siamo in grado di valutare la velocità spettrale, quindi la massimo valore di velocità rappresentata dalla funzione integrale. Lo stesso facciamo per un terzo oscillatore e per ognuno di questi noi individuiamo dei punti che rappresentano la massima velocità, quindi la pseudovelocità spettrale. Se lo ripetessimo per un numero di oscillatori grandi, in modo da coprire tutto il campo di interesse delle nostre strutture, potremmo definire una curva che riporta tutti i valori massimi di pseudovelocità spettrale, quindi di velocità spettrale, a partire entrando semplicemente con il valore di periodo proprio di oscillazione. Bene, questa curva è ottenuta per uno smorzamento xi uguale al 2%, quindi xi uguale a 0,02, se ripetiamo l'operazione variando lo smorzamento, otteniamo un fascio di curve che ci permettono di andare a leggere direttamente da questi diagrammi i valori massimi della velocità, e quindi della velocità, la pseudovelocità spettrale. Quindi abbiamo così definite uno strumento che ci permette di evitare tutta l'analisi per arrivare ai valori massimi, ma andiamo semplicemente a leggerli all'interno. Bene, questo è viene definito spettro di velocità. Ovviamente nell'analisi che noi abbiamo fatto, quindi sottoponendo ad oscillatori diversi la stessa storia temporale di accelerazione imposta al suolo, noi in realtà abbiamo analizzato la risposta di questi tre oscillatori, di questi oscillatori diversi, tre nel nostro caso. Bene, se andiamo a vedere qual è la risposta, anche se in termini qualitativi, ci rendiamo conto dell'effetto che genera una storia temporale che può essere diversa a seconda dei vari oscillatori. Il primo che vediamo qui rappresentato è un oscillatore che ha un periodo proprio di oscillazione pari a 0,5 secondi, quindi una frequenza di 2 Hz. Bene, questa è la risposta in termini di spostamenti. Vediamo che rileviamo degli spostamenti molto bassi, con un massimo di 2,76 pollici. Quindi siamo valori relativamente bassi.
se la stessa storia temporale di accelerazione agisse su un oscillatore con un periodo proprio di un secondo, e quindi frequenza un secondo, sempre lo stesso smorzamento, vediamo che la risposta cambia. Lo spostamento massimo che otteniamo addirittura si raddoppia, più che doppio diventa, e ancora, diventa ancora maggiore se l'oscillatore ha un periodo proprio di 2 secondi e quindi una frequenza di 0,5 Hz. Quindi, dall'analisi di questi tre diagrammi di storie temporali di spostamenti, vediamo come una struttura e lo schema della struttura, quindi l'oscillatore semplice, si comporta come un filtro. Cioè a parità di eccitazione alla base, la risposta è diversa. Quindi viene espresso come spostamento della struttura una risposta che dipende dalle proprie caratteristiche strutturali. Quindi ovviamente anche dall'eccitazione, dalla storia temporale di accelerazione, ma soprattutto dalle proprie caratteristiche strutturali, visto che l'accelerazione è comune ai diversi accelerogrammi. Bene, riportando quei valori che abbiamo visto nei massimi di spostamento visti nei diagrammi, nelle singole risposte temporali di spostamento per i tre oscillatori semplici, bene, andiamo allo stesso modo che abbiamo fatto per le velocità a costruirci un diagramma che descrive, che riporta i massimi al variare del periodo proprio di oscillazione delle strutture. Questo diagramma che mette in evidenza come quell'accelerogramma, quindi con la storia temporale di accelerazione registrati al centro, presenta un massimo di spostamento in corrispondenza dei periodi più alti. Quindi dire che il contenuto in frequenza dell'eccitazione alla base, quindi degli spostamenti e accelerazioni imposte alla base, è più vicino a frequenze che vanno prossime a 3, mentre abbiamo visto come il primo oscillatore ha uno spostamento relativamente piccolo e quindi sicuramente un contenuto dell'accelerogramma debole in corrispondenza di queste componenti. Le grandezze che abbiamo analizzato, quindi risposte massime, quindi valori spettrali di spostamento, velocità e accelerazione, abbiamo visto che sono legate fra di loro dal parametro omega, quindi passare sapendo lo spostamento spettrale alla velocità spettrale e all'accelerazione spettrale è molto semplice, basta solo operare con la pulsazione propria del sistema. Quindi questi tre aspetti dello spettro sono in realtà, grandezze dello spettro sono in realtà legate fra di loro. E in realtà esistono dei diagrammi combinati in cui un unico diagramma riporta i massimi di spostamento, i massimi di velocità e i massimi di accelerazione. Così entrando nell'asse orizzontale con il periodo proprio di un oscillatore qualsiasi, vado ad incrociare una curva corrispondente allo smorzamento, uno smorzamento in particolare, quello della propria struttura, io posso andare a leggere, quindi vi do un punto e vado a leggere. Sull'asse verticale la massima velocità, pseudo velocità spettrale. Contemporaneamente posso leggere il massimo spostamento e posso leggere anche la massima accelerazione. Quindi io contemporaneamente riesco ad avere i tre valori che mi interessano, quindi valori massimi che sono quelli più importanti e significativi per definire le forze massime e le sollecitazioni massime. Questi diagrammi, come vediamo, hanno un aspetto piuttosto frastagliato, quindi poco standardizzabili, e quindi sicuramente gli strumenti, gli spettri operativi saranno strumenti in cui si operano delle operazioni di regolarizzazione e di normalizzazione. Alcuni di questi diagrammi, quindi regolarizzati e normalizzati, hanno gli aspetti più regolari. Qui è rappresentato un diagramma di pseudovelocità spettrale, e vedete come al variare dello smorzamento variano queste curve. La velocità in particolare in questo caso, vedete, che presenta dei tratti praticamente costanti e dopo un certo periodo che qui coincide con un secondo, insomma in altre situazioni potrebbero essere diverse, ma queste forniscono delle indicazioni che
sono più efficaci nel momento in cui assumono questi aspetti. Lo stesso si può dire delle accelerazioni, qui si vede come le accelerazioni per periodi molto bassi sono molto amplificati, molto forti, e poi si smorzano con l'aumentare dei periodi propri di oscillazione. A questo punto, se abbiamo a disposizione gli spettri, diciamo, possiamo pensare di utilizzarle per calcolare le forze massime. Come facciamo a calcolare queste forze massime che ci permettono di fare le nostre verifiche? Bene, se introduciamo il peso come la massa per l'accelerazione di gravità, allora potremmo rapportare la forza massima stimata, come abbiamo visto prima, valutata come abbiamo visto prima, rispetto al peso. Alla forza massima possiamo sostituire la massa per l'accelerazione spettrale che andiamo a riprendere da uno spettro di accelerazione, diviso il peso è la massa per l'accelerazione di gravità, ritroviamo che questo rapporto diventa il rapporto tra la pseudo-accelerazione spettrale e l'accelerazione di gravità, che può essere rappresentata attraverso una costante. Allora, se siamo in presenza di un oscillatore con particolari caratteristiche di periodo proprio, quindi di omega, se possiamo andare a valutare l'accelerazione, entriamo in uno spettro di accelerazione, pseudo-accelerazione spettrale, e andiamo a leggere quella che è il rapporto SA su G, e quindi la costante C. Questo rapporto ci permette di definire la forza massima applicata alla massa, che produrrà uno spostamento delta. Contemporaneamente avremo un diagramma di sollecitazione di taglio su questa nostra struttura, molto semplice, essendo una mensola, e un diagramma di momento. Questi diagrammi sono quelli che ci permettono di fare le verifiche, sulle verifiche strutturali. Alcuni casi reali presentano delle particolarità specifiche, anche se a volte nel guardarli insieme sembrano un po' tutti uguali. A questo scopo, per analizzare le diverse risposte e i diversi tipi di accelerazione prodotte al suolo, andiamo ad analizzare alcuni casi, questa volta in Italia, quindi prendiamo gli accelerogrammi e le grandezze registrate in occasione del terremoto del Friuli nel 1976, e poi vedremo altri esempi, casi del terremoto campano-lucano del 1980. In Friuli sono stati registrati, in questo caso a Gemona, il 15 settembre del 76, queste storie temporali di accelerazione, velocità e spostamento. La prima cosa che si nota, insomma, è che la durata del terremoto del Friuli non è molto elevata, a 10 secondi è quasi completamente terminata l'azione sismica. Bene, lo stesso diamo per le velocità, e queste sono le risposte. Notiamo accelerazioni che sono dell'ordine di 0,5 in positivo e più di 0,62 circa G in negativo. A noi interessa i valori assoluti, quindi accelerazioni massime di circa 0,6. Abbiamo lo stesso circa 0,6 in termini di velocità in metri al secondo, e abbiamo spostamenti che vanno su 0,12, 0,13 metri di spostamento, quindi abbiamo 12-13 centimetri di spostamento. Lo spettro di accelerazione, la pseudoaccelerazione relativa a questa registrazione, è quello che viene qui rappresentato. Possiamo notare diverse cose dall'analisi di questi spettri. Innanzitutto che per periodi che sono molto piccoli, cioè vicino a zero, in sostanza l'accelerazione assoluta coincide con l'accelerazione al suolo, quindi non c'è nessuna amplificazione. Quindi per T che tende a zero, quindi strutture molto rigide, l'accelerazione che riscontriamo è l'accelerazione trasmessa dal suolo. Questo si può spiegare se facciamo riferimento allo schema riportato qui al fianco. Bene, nel caso in cui la struttura sia molto rigida, la struttura trasla la mensola, quindi incastrata, la trave incastrata e la massa, traslano insieme al suolo, senza deformarsi. Quindi avremo uno spostamento che sarà uguale, se x con g è lo spostamento al suolo ed x lo spostamento della massa, qui avremo che lo spostamento
relativo in pratica uguale a zero, perché lo spostamento relativo è uguale allo spostamento della massa meno lo spostamento al suolo, quindi troviamo uno spostamento uguale a zero. Se lo spostamento è uguale a zero, significa che se la massa che si sposta insieme al suolo, quindi abbiamo l'accelerazione, la x due punti g, sarà uguale all'accelerazione della massa, ed è quello che riscontriamo, ritroviamo direttamente nello spettro. Per contro, se andiamo a guardare la parte destra dello spettro, vediamo che addirittura l'accelerazione per periodi che vanno al di sopra di 1,5 secondi risulta più bassa di quella registrata e imposta al suolo. Qui siamo nel caso di strutture molto flessibili. Se analizziamo una struttura molto flessibile, quindi che è nel periodo che tende a infinito, bene, avremo una situazione diversa da quella precedente. Avremo il caso in cui l'accelerazione il sisma fa muovere le fondazioni di questa struttura, ma la massa insomma, non riesce a seguire, resta ferma lì dov'è. È un po' come pensare un pendolo rovesciato in cui si muove la parte di attacco, ma se è una catena che non dà nessuna rigidezza in un periodo molto alto, la massa resta lì dov'è. Quindi in realtà avremo quindi, che lo spostamento relativo in questo caso sarà uguale a zero. Lo spostamento, scusate, assoluto sarà uguale a zero, perché la massa resta ferma lì dov'è. Mentre avrà uno spostamento relativo che sarà pari allo spostamento imposto al Sole. E quindi l'accelerazione assoluta è nulla. Se resta dov'è. È chiaro che questo vale per t che tende a infinito, per t valori più bassi avremo dei valori che risultano essere al di sotto dell'accelerazione trasmessa dal sisma al suolo. Se analizziamo le velocità vediamo la stessa cosa, cose analoghe, non le stesse cose. Quindi per periodi, per strutture molto rigide, addirittura lo spostamento, la velocità è nulla, la velocità relativa è nulla, perché la massa si muove insieme al terreno. Quindi la velocità relativa, a noi la velocità che interessa è la velocità relativa, che attiva la forza di smorzamento, troviamo addirittura nulla. Ha un'amplificazione in corrispondenza del periodo pari a un secondo e poi insomma, riduce con l'aumentare del periodo. Se vediamo gli spostamenti vedremo la stessa cosa. Per strutture molto rigide lo spostamento relativo è nullo e quindi sta a zero, mentre per strutture molto flessibili lo spostamento tende ad essere lo spostamento imposto al suolo. Perché la massa tende a rimanere ferma e quindi in pratica lo spostamento relativo coincide con lo spostamento assoluto imposto al suolo. Queste informazioni ovviamente sono importantissime e ci forniscono dei parametri idonei nella fase di progettazione delle strutture, dove dovremmo decidere se la struttura, realizziamo una struttura molto rigida, una struttura molto flessibile o realizziamo una struttura intermedia. È chiaro che le strutture, da questi diagrammi si evince che le strutture che hanno frequenze proprie, quindi periodi propri che ricadono in corrispondenza di massima componente dello spettro, beh, è chiaro che lì siano delle amplificazioni e quindi avremo le nostre strutture saranno molto sollecitate. Solo per confronto volevo segnalare alcune registrazioni del terremoto dell'80 in Campania e in Lucania. Queste sono registrazioni realizzate a Sturno il 23 novembre dell'80 e la prima cosa che viene da notare è che la durata del sisma è molto più grande. In quei diagrammi avevamo visto una durata del sisma che si esauriva a circa 10 secondi, qui andiamo a 70 secondi, qui una durata molto grande. Se guardiamo per contro i valori massimi di accelerazione, rispetto a 0,6 abbiamo uno 0,3 massimo di accelerazione, abbiamo uno 0,3 anche in termini di velocità, rispetto ai 12-13 cm di spostamento massimo rilevati in Friuli, qui abbiamo 8 cm, tra i 7 e gli 8 cm di spostamento massimo. In realtà gli effetti prodotti dal sisma in Campania e in Lucania sono stati molto più disastrosi, ma pur avendo, come qui vediamo in questo caso, in alcuni casi, i valori massimi molto più bassi. La ragione è da ricercare in parte nella maggiore energia messa in gioco, ma soprattutto nella peggiore qualità delle strutture. La maggior parte in muratura, organizzate secondo la tipologia cosiddetta a sacco e quindi caratterizzate da un'elevata vulnerabilità alle azioni sismiche.
Confrontare terremoti risulta sempre un'operazione non semplice, soprattutto se avvenuti in aree geografiche distinte. Il confronto di singole registrazioni risulta essere poco utile, risulta invece molto più efficace confrontare le risposte spettrali, operazione che vedremo nelle slide successive. Il diagramma di pseudoaccelerazione, il diagramma spettrale di pseudoaccelerazione, presenta lo stesso un'accentuazione della risposta per periodi bassi, quindi frequenze più elevate, ma è notevolmente diversa. Il comportamento generale è ovviamente lo stesso, per strutture molto rigide l'accelerazione coincide con quella fornita trasmessa dal suolo, mentre si riduce quando andiamo verso periodi più grandi, più alti. Se analizziamo le velocità, siamo nelle stesse, sì, c'è uno spostamento prima dei picchi più alti per periodi più grandi, ma in tutti e due i casi vediamo che le zone di massima sollecitazione, in termini di massima produzione di velocità, coincidono in corrispondenza di periodi che stanno tra 0,5 e circa 2,5, 3 volte, 3 secondi. Qui sono concentrate le massimi effetti componenti più importanti del sisma. Lo spostamento, anche qui, abbiamo la stessa cosa con un picco dello spettro in corrispondenza di circa 2,5 secondi. Ultima considerazione che facciamo sugli spettri, lo facciamo sull'ultimo così che stiamo vedendo, ma vale per tutti, e le linee, diverse linee rappresentano la risposta per diversi smorzamenti. Quindi da 0, 2%, 5%. E si nota che all'aumentare dello smorzamento si abbattono i valori massimi spettrali. E si abbattono non in modo costante, uniforme o proporzionale rispetto al periodo, ma variano al variare del periodo proprio, e quindi al variare della pulsazione proprio del sistema. Si annullano per strutture gli effetti dello smorzamento, per strutture molto rigide, quindi al tender del periodo proprio di oscillazione a zero e al tender del periodo di oscillazione a tempi molto lunghi, quindi quando si va verso periodi molto, molto grandi. Bene, la prossima lezione passeremo ad analizzare i sistemi a molteplici gradi di libertà, che sicuramente sono sistemi più vicini alle strutture reali e quindi più idonei ad analizzare la risposta delle strutture reali, sfruttando tutte le caratteristiche che abbiamo analizzato nel caso dell'oscillatore semplice.